Venerdì 16 giugno 2023, buonasera ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di calciomercato. Partiamo dai campioni d'Italia che, a sorpresa, dopo l'addio di Spalletti per troppo amore, prendono un altro ex tecnico giallorosso, Rudy Garcia. Quindi questa la bomba di ieri, annunciata prima da De Laurentiis, confermata dallo stesso Garcia, logicamente postata su tutti gli account social del Napoli. Quindi Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. Ritorno in Italia per Rudy Garcia dopo l'esordio e dopo, scusate, appunto, l'esonero a favore proprio di Spalletti nell'annata 2016-2017. Quindi praticamente un processo inverso avviene a Napoli, cioè va via Spalletti e arriva Rudy Garcia, e questa cosa già, insomma, fa ridere. In molti a Roma si sono chiesti se dopo Rudy Garcia De Laurentiis chiamerà o Andreazzoli o Zeman per proseguire a ritroso con gli allenatori della Roma. Comunque, a parte gli scherzi, bentornato a Garcia, che comunque ha dimostrato di essere sia un buon allenatore che una brava persona. Quindi sono contento che torna nel calcio italiano. Capitolo Roma, arriviamo a noi. Smalling, finalmente è arrivato l'annuncio che abbiamo atteso per mesi, forse nel momento in cui ci stavamo pensando meno perché eravamo distratti da altre faccende di mercato. E Smalling ha rinnovato fino al 2025, quindi questa è una bella notizia. Al centro della difesa ripartiamo da una certezza, che è Chris Smalling. Vari contenuti postati dalla Roma sugli account social, l'intervista di Smalling purtroppo ancora in inglese, e su questo secondo me bisogna intervenire, perché ormai sono anni che sta alla Roma, deve imparare a parlare in italiano. Perché comunque sono tanti anni che vivo a Roma, appunto in Italia, non basta dire dai Roma, insomma, vogliamo sentire sti ragazzi parlare italiano. Capitolo invece, nuovi acquisti. A quanto pare nelle ultime ore Scamacca ha superato Morata per quanto riguarda le preferenze sia della dirigenza, ma anche a questo punto l'ok di Mourinho, che sembra che nei vari pranzi e cene organizzate con Pinto, che praticamente è una settimana che sta a Londra, alla fine abbia consentito ad affondare il colpo su Scamacca. Ora la trattativa logicamente entra nel vivo, perché il West Ham punta ad un prestito oneroso e tanto, la Roma invece vorrebbe sì un prestito oneroso, non tantissimo, e un riscatto non obbligatorio a fine della prossima stagione. Quindi vediamo, sicuramente la volontà del ragazzo di ritornare a casa e nella sua squadra del cuore dovrebbe farla spuntare ai giallorossi, a noi. Però, ripeto, vediamo. Altrimenti c'è anche la pista Morata, che comunque ha dato il suo ok a Mourinho direttamente. Quindi queste le notizie principali del calciomercato della Roma. Poi logicamente ci sono i vari frattesi, ma li approfondiremo nei prossimi video. Altra cosa di cui volevo parlare è la nazionale. La nazionale, se non sbaglio, ieri ha perso nuovamente questa maledetta semifinale di Nations League, un torneo che, come diceva il mio amico Fabrizio l'altra sera live, di cui nessuno sentiva il bisogno, però comincia a diventare fastidioso, perché seppure non è un torneo importante come gli europei e come il mondiale, è comunque un torneo, è comunque un trofeo, e uscire ogni volta alla semifinale e accontentarsi di fare la finale al terzo e quarto posto sta incominciando a diventare un po' misero per una nazionale titolata come l'Italia. Ricordiamo, la nazionale con 4 titoli mondiali e 2 titoli europei. Quindi c'è bisogno di fare una riflessione. Io ieri, vi dico la verità, la partita non l'ho vista, non l'ho vista, mi sono vista una serie TV, perché forse me lo sentivo che avrei assistito a uno spettacolo indecente. Sinceramente non volevo chiudere la stagione con una partita del genere. Però ho sentito i vari commenti, insomma, scelte discutibili di Mancini, che forse in questo momento è un po' fuori, diciamo, un po' fuori forma anche lui a livello di decisione. Scusate, nel frattempo passa un elicottero. Però la cosa che voglio dire della nazionale è che magicamente Zaniolo non gioca più con la Roma alla prima occasione utile, torna in nazionale, anche avendo fatto poche presenze col Galatasaray, comunque quasi tutte dalla panchina e non tantissimi gol, se non sbaglio un paio. Magicamente torna in nazionale ed è titolare. E questo è allucinante.
Questo secondo me è allucinante, è inspiegabile. Nelle stesse condizioni alla Roma doveva maturare, doveva migliorare atteggiamento, invece magicamente in Turchia, a migliaia di chilometri di distanza, Mancini sa che si sta comportando meglio. È anche vero che se non sbaglio Mancini è stato tecnico del Galatasaray, quindi qualcuno, qualche contatto lì ce l'avrà ancora. Però io dubito che sia cambiato così tanto in pochi mesi Zaniolo. E questa è una riflessione che lascio a voi fare e mettere nei commenti di questo video. Quindi ditemi cosa ne pensate, soprattutto su questa cosa di Zaniolo, perché io la trovo una cosa abbastanza imbarazzante e su cui noi come tifosi giallorossi e anche la società deve riflettere. Perché un giudizio su un calciatore non si cambia così repentinamente, visto che poi non è che hai convocato tanti giovani, visto che in difesa c'era tutta la vecchia guardia ieri sera. E quindi questa è una cosa che sinceramente a noi fa riflettere. Ora che non è più della Roma, Zaniolo magicamente torna in nazionale anche se fa la riserva pure a Galatasaray. Commentatelo. E mi raccomando, per chi non l'ha fatto, iscrivetevi al canale. Tanti contenuti anche quest'estate sul calciomercato, sulla Roma, ma anche sulle altre squadre. Ne parliamo insieme e ci vediamo quasi sicuramente al 99% domani sera in live con Calciomercato e dintorni Special Edition. Perché vi ricordo che l'edizione ordinaria è il mercoledì alle 21:30. Molto probabilmente ci vediamo domani. Un bacio ragazzi. Da Max.